Perché tutte le partite che si concluderanno adesso, ok, non ho fatto neanche in tempo di dare un'ultima occhiata alla classifica che la season è finita. Questo è il mio risultato, manco male, 260esimo al mondo, raga, manco male. Oddio, raga, cos'è? Capiamo, nuova stagione, 27 giorni, 23 ore, Little Prince. Ah, così proprio? Così proprio, raga. Ritira. Lo ritiro. Tac. Ok, raga, quindi così si sblocca il Little Prince. La maniera più semplice in assoluto. E allora non era scam, eh? Dire che il Little Prince fosse gratuito per tutti. Io pensavo magari a mettessero una sfida. No, letteralmente da riscattare così, eh? La cosa più easy in assoluto. Ok, raga, Little Prince. Io ho due libri dei libri, raga. Io questo campione lo posso subito maxare. Allora, io vado a prendere al volo Pass Diamante, così magari proviamo. Adesso ci mettiamo a provare sia il Little Prince che gli arcieri evoluti subito, cioè senza perdere tempo. 5 minuti da inizio season, proviamo subito arcieri evoluti e Little Prince, che in teoria possiamo subito maxare, ragazzi, eh. Datemi un attimo che prendo il pass diamante. Pass Royale preso, raga. Let's go, andiamo in game. Adesso vi faccio vedere, avendo acquistato il pass diamante nel Supercell Store, come lo riscatto. Molto semplicemente. Ah, non devo neanche riscattarlo. Ma hanno cambiato sta cosa, eh. Pass diamante, ragazzi, già preso. Quindi, allora, a che punto possiamo riscattare gli arcieri? In teoria sono a tredicesima ricompensa. Quindi adesso giochiamo fin quando non farmiamo abbastanza corone da riscattare l'evoluzione degli arcieri e poi proviamo anche gli arcieri. Ah, lo devo riscattare? Infatti, non mi regala un cazzo, raga. Ottieni pass? Ah, non è. Ah, allora ricordavo bene, devo ancora riscattarlo. Mi è arrivata la notifica in game, onestamente ho dato per scontato che me l'avesse già attivato. Ok, ritiriamo. E mi regala. Ok. Non mi lamento, ragazzi. Eccoli qua, ragazzi. Eccola qua, l'evoluzione degli arcieri. Che onestamente non ho neanche visto bene come funzionasse. E allora l'andremo subito a provare. Ok, ragazzi. Allora, primi cambi da fare. Arcieri evoluti dentro per gli scheletrini. Poi, Little Prince, eccolo qua. Dentro per il mago. Principe. Assieme al principino, dentro per la gang, Sgarry per la Zap, scusate, Frecce per la Zap, e io direi che lasciamo così. Però, in realtà, nell'MK Wallbreaker, ho sempre utilizzato due difese aeree, mai tre, e per assurdo io in questo deck ho tre difese aeree. Cioè, correggetemi se sbaglio, ma io ho effettivamente tre difese aeree. Il principino, la guardiana, e per l'esattezza, gli arcieri e gli Sgarry sono tre difese aeree. Quindi gli Sgarry, per assurdo, potrebbero essere di troppo in questo deck. E allora possiamo aumentare l'offensività del mazzo con una bandita, secondo me. Oppure tornare un po' al mio stile di gioco iniziale con la doppia spell e lasciare la zap. Proviamo intanto con la bandita. Vado subito, ragazzi, a maxare il principino. Mi sono tenuto tutti gli artefatti, non li ho assolutamente convertiti in Jolly Elite. Ho letteralmente tutti gli artefatti ancora conservati. E allora, ragazzi, andiamo a fare gli spavaldi e maxiamoci il principino. Allora, prima cosa, assegnargli i jolly. Libro dei libri, chiaramente, da utilizzare dal livello 13 al livello max. Ancora altri jolly e lo portiamo a livello 13. E adesso, nonostante comunque di jolly ne abbiamo ancora, non ha senso dare i jolly, abbiamo il libro dei libri. Tac. Non si perde tempo, ragazzi. 10 minuti da inizio season, principino maxato. Ma raga, ma perché non portarlo al 15, dico io, anche se non lo utilizzerò mai. Ragazzi, possiamo giocarlo in questa ladder. Possiamo giocarlo a livello 15 qua. E non mi sembra una brutta idea piuttosto che giocare in Lega 1. Lo possiamo usare al 15. Ci piace, ragazzi, mi piace, mi piace. Proviamo subito il principino al 15 ladder in questa ladder, che non è la ladder competitiva, ma ci dà la possibilità di giocare le carte a livello 15. Perché ricordo che, per chi non lo sapesse, è stato aggiunto il livello 15 ormai da qualche mese, però hanno dato 6 mesi di tempo per maxarsi quantomeno il proprio deck. Il livello 15 nelle leghe sarà disponibile da gennaio, dal nuovo anno praticamente. Ormai che ci sono. Che cazzo, ormai che ci sono, quasi maxa l'MK Wallbreaker, cioè. Che fai, non te lo maxi? Quasi maxa tutto. Mi bastano i jolly. Cazzo, mi bastano esatti, mi sa, eh. Sono rimasto senza.
rimasto con... Ah no, ancora 110.000? Quindi significa ancora due carte possibili da maxare. In realtà gli acciari non sono max, però per adesso li lascio così, visto che sono la carta potenziata della stagione. Andiamo a maxare tutto, raga. Che roba, che content. Deck, ma... No, raga, però non si possono vedere, cioè... Non si può vedere... Nuovo livello, 57, adesso vado ad aprire anche il baule. Non si può vedere che questi non sono maxati. Cioè, sì che sono maxati, ma non sono maxati. E io lo so che non sono maxati. Ora sì. Ora sì, ragazzi. Ora sì che abbiamo il livello elite. Ah, abbiamo lo shard. Generico. Io ne ho 3, quindi questo, con questo vado a 4. Ah, no, questo è lo shard... Mica che merda. Per chi non lo sapesse, quando hai già un'evoluzione maxata, ti dà 1.000 unità di quella carta. Quindi in questo caso mi darà 1.000 barbari. Ok, ragazzi, andiamo a provare il principino di livello 15. Chissà se c'è qualche criminale che come noi ha già il principino di livello 15 e ce lo troveremo contro il ladder, eh? Ladder, ragazzi, è stata dimenticata. Però devo dire che è la prima volta che mi sarà veramente utile. Ok. Minchia, io non so che cosa faccia a livello 15 sta carta, eh. Direi che possiamo però subito giocarla. Sì, per rovinare l'esperienza di gioco ai poveri malcapitati a 8.007. Oh, se c'è qualcuno a 8.007 che vuole giocare è il momento, eh. Ah, qua lo fa subito l'abilità, raga. Non c'ho... Lui c'ha il principino a livello 12, eh. Ecco, cioè qua non mi è venuto in mente che potessi subito fare l'abilità. Però va bene. Io direi che qua ci tiriamo le frecce e vado a fare l'abilità, cosa che farà anche lui in teoria. Minchia, raga, l'ho bullizzato, eh. C'è un po' di differenza fra la mia, fra il mio campione a livello 15 dal suo a livello... No, raga, cioè, se non riesce a difendere, quella in un attimo fa torre, eh. Gli ha fatto 2.000 di danno. Gli ha fatto 2.000 di danno. Beh, non male come start, eh. Grazie al principino abbiamo fatto piazza pulita e abbiamo anche difeso. Qua, raga, so che per questo Prince non ha molto. Quindi, sì che qua siamo per provare il principino, ma qui siamo anche per giocare bene, eh. Ok, vediamo se fa l'abilità, sarebbe... Ma non hai l'esir, l'abilità costa 3, raga. L'abilità costa 3. Non hai l'esir per fare l'abilità. Beh, comunque non si è preso troppo danno, eh. Cioè, alla fine ha difeso con un principino di livello 12, prendendosi relativamente pochi danni. Io adesso vado a difendere con il principino, come fa anche lui, e gli spazio una bella abilità. Ok, forse non l'abilità più utile di sempre. Ma non l'abilità più utile di sempre perché quel prince era già morto. Cioè, una bandita più, una... più un principino. Il prince è morto in 2 secondi. Ecco, là un magnere a tankare potevo anche metterlo. Minchia, raga, gli ha sparato 600 di danno. Comunque, no, il magnere a tankare non serviva perché, comunque, il barile barbarico avrebbe tolto ugualmente la guardiana. Non ha molta vita, ovviamente. Avesse avuto anche tanta vita, non ha senso di esistere questa carta. Ah, gli arcieri, raga, puttana Eva. Minchia, gli arcieri. Totalmente dimenticati? Vabbè, non, effettivamente non servivano fino ad ora per come stava andando la partita, però... Cazzo, ho letteralmente speso 15 euro di pass diamante per utilizzarli subito e non mi sono manco messo a ciclarli. Ricordo che servono 2 cycle di evoluzione per utilizzarli. Adesso arriverà anche la sua abilità. Ok, salviamoci la guardiana. Bene. Guardiana ancora in vita, forse muore adesso dal barbaro. Si è salvata? Si è salvata, ragazzi. Io mi sa che sta partita terminerà prima di riuscire a ciclare l'evoluzione degli arcieri. Intanto ricordo che per attivare la seconda abilità ci vogliono 30 secondi. 30 secondi per attivare l'abilità del principino per la seconda volta durante la partita. Ah, ok, così, baule. Penso che sia il baule più raro in assoluto su Clash Royale e abbiamo la collezione completa, raga. Letteralmente. 3 bauli Jolly Royale, baule super magico, che non si chiama più super magico, ma vabbè. Qui c'è un mega chest opening, raga. Ritorno al 2017. Comunque, continuiamo, che magari a sto giro cerco di ricordarmi degli arcieri. Io direi che possiamo tranquillamente farli subito dal fondo splittati. Almeno ricicliamo subito. Bene, qua possiamo fare un principino. Vediamo un attimo se becchiamo anche qualche avversario con delle spell. Per capire il danno che subisce. Non muore dalla fireball, questo lo so già. Poi ce l'ho a livello 15, quindi anche se... Bene, mi piace Sparky. Nonostante io con questo mazzo la soffra parecchio, mi piace perché almeno vediamo un attimino il principino contro la Sparky. Qua, visto che dovrò liccare, faccio subito gli spaccamuro e direi che sia il momento di attivare l'abilità. Ah!
Sì, direi che era assolutamente il momento di attivarla. E perché no, tanchiamo anche sto principino. Oh, attenzione qua, eh! Raga, quel principino potrebbe cucinare. Quella guardiana, in realtà. Comunque lui è a corto di elisir. Ragazzi, quanto danno sta facendo? Metà torre, così. Nel chill. Ha difeso una Sparky e ha fatto metà torre. Lui con le carte livello 15, quindi non è che siamo sopralivellati. Qua non aveva niente per la bandita. Aveva già fatto il mini pack, aveva già fatto il cavaliere. Minchia, bandita livello 15. Prima volta che provo le carte livello 15, perché onestamente mi sono sempre disinteressato da questa ladder, giocando in maniera abbastanza competitiva la ladder seria. Allora, facciamo gli arcieri splittati, che onestamente, piuttosto che fare arcieri MK, qua ci conviene seriamente rifare il principino. Ora, non so quale sia il miglior piazzamento, onestamente, eh. Comunque, in teoria, tac tac tac. Ok, forse non la migliore abilità. No, mi va sul mini pack, raga. Qua forse non difendo, eh. Qua non difendo. Qua non la migliore abilità. Secondo me non ho messo un buon principino. Forse lo devo mettere più a sinistra che nel modo in cui io l'ho messo. Sapete che quella mitta, prima che... Esatto. Non potevo fare in altro modo. Oh, quantomeno abbiamo ciclato gli arcieri. Cucinate, per favore. Io non so nemmeno come si comportino. E mi sa che anche questi li ho messi male. Qui si vede che sto provando le carte per la prima volta, eh. Minchia, spero almeno di riuscire a difendere prima che mi faccia torre, cazzo. Ok. Tesa, raga. Sei riuscito a difendere. Ok, siamo in partita, siamo in partita. Siamo in partita. Non riuscirò mai a fare un'altra abilità, quindi onestamente è anche inutile che io questa guardiana provi a difendermela. Va benissimo che ci ha fatto il mini pekka sopra. Sarebbe morta letteralmente con due hit di gigante goblin. Ma neanche, cioè, ovviamente degli spear goblin in realtà. Buono, questo push suo è totalmente random. Possiamo fare degli arcieri. Ok, mi piace questa situazione. Non ricordo se lui avesse le frecce, eh? Sembrerebbe di no. Raga! Oddio! Pulita completamente quella Sparky, disintegrata. È ancora in vita la bro. È ancora in... Non ha il cavaliere in cycle, quindi mi sa che è game over. GG. Cioè, l'ho anche rischiata sta play perché gli ho messo un principino al ponte sulla Sparky. Però ho fatto in tempo ad attivare l'abilità. La guardiana ha un range clamoroso. Quindi l'ha hittata da stra lontano quella Sparky. Qui, raga, famo le 9.000 in questo video, eh. Famo le 9.000 qua. Scegliamo subito gli arcieri. La guardiana è quella dell'abilità? No, la guardiana è quella iniziale, il principino è quello dopo, cioè io penso che si veda anche a logica. Cioè io penso che si veda anche a logica. È così, vero? No, no, sì, so che è così. Oddio You sure about that? mio. Ci mancava solo Golem d'Elisir, raga. In realtà questa guardiana sarebbe stata buona metterla direttamente sul drago elettrico, perché così in realtà non prende value, e lo so, ne sono consapevole, anzi muore, muore, certo che muore, quantomeno abbiamo difeso. Qua mi tocca spararci le frecce, obbligato. Ah no, non era entrato il drago elettrico nella mia lane, oddio santo. Ok, vediamo un attimo. Vabbè, in realtà è buono che ci la troviamo contro. Bro, dovresti fare abilità, eh. Ah, buongiorno. In teoria non serve neanche che io faccia altro. Livello 12, ragazzi, è tutta un'altra cosa, eh. Ragazzi. Ma, cioè, questo sarebbe. Ok, va bene. Pensavo fosse il contrario. Ci sta. Ci sta, ci sta. Ok, credevo fosse il contrario. Si scoprono cose nuove. Non ha senso fare il principino, raga. Raga, letteralmente non ha senso. Ha senso invece fare un MK, perché noi sappiamo. Io sconosco bene MK Wallbreaker, so che non posso difendere contro Golem di Lizir. Quindi dobbiamo provare così. E dobbiamo provare a fare un miracolo difensivo con il principino. Allora, qua andiamo per le tre, così lo costringiamo a difendere. Buoni. Oh, è capace che fanno tre corone, ora non lo so. E qua l'unica cosa che possiamo fare è il principino così. Stabilità non ha completamente senso. Ne sono consapevole. No, raga, ma non sta facendo danni, letteralmente. No, non sta ho perso. Questo fa Golem di Lizir al core, non lo posso difendere. Non gli ha fatto danni. Sono un attimino confuso.
Raga, questo non sta pushando, ci sta facendo un piacere, ma... Ah, ok, GG. Letteralmente, la guardiana non ha fatto danni al drago elettrico, non ho capito. Aspetta che se riesco a fare un MK in tempo, ma mi sa che siamo comunque un po' morti, eh. No, siamo tanto morti, non siamo un po' morti, siamo tanto, 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 tanto morti. Oh, raga. Bullizzato, GG. Sì, però la guardiana su quel drago elettrico... Sì, ma raga... Attenzione, so benissimo che dalle truppe che come concetto hanno quello di resettare una carta, chiaramente il principino viene resettato, ma il drago elettrico stava hittando torre, non stava hittando il principino, raga. Come la guardiana non è aerea? Certo che è aerea. No, la guardiana no, il principino sì. L'abilità l'ho fatta a caso, l'abilità l'ho fatta a caso, ovviamente. Peccato che degli arcieri evoluti, raga, non sto vedendo assolutamente niente. Vediamo se riusciamo a tirar fuori una partita con gli arcieri evoluti. Sì, io so che gli arcieri vanno giocati da lontano, ragazzi. Però il fatto è che li ho giocati 2 volte e sono consapevole che quelle 2 volte non siano stati i migliori arcieri. Ok. Qua, raga. Sì, però fare un principino all'abilità non c'ha senso. Cioè, dovrei difendere con 6 di Elisir un boscaiolo, ci faccio piuttosto un miner. Ora, ok tutto, però. Lui è gigante, lo Yalle, eh. Mi piace, non mi piace il matchup, ma mi piace che possiamo provare il principino contro il GR. Ok, quel pescatore me lo prendo. Io vi dico, sto testando un deck che potrebbe... Principino di livello 15 contro. Non credevo sarebbe successo, è successo. Lì penso che lui faccia l'abilità, che ci avrebbe assolutamente senso. Infatti ha fatto l'abilità. Gli rimane tutto full vita, praticamente. Qua, ragazzi, l'MK glielo facciamo. Buono che lui ha fatto queste frecce. Qui facciamo il miner per il pescatore. Cristo Dio quanto ci ha messo a morire quella principina. Quel principino, giusto? Quello è un principino. Non so se il pescatore da laggiù mi prenda l'MK, eh. Madonna, che range che c'ha. Comunque non male. Qua, raga, potrebbe riuscire a facire lui. Oh, cazzo. Oddio. Ok. Ok, ho preso metà torre, non so come ma ho preso metà torre, però va bene perché diciamo che la ripartenza che abbiamo non è affatto male. Lui deve fare il boscaiolo. Boscaiolo che arriva adesso, però il principino è a torre, la guardiana anche, che secondo me ripeto che è il contrario, però se voi mi dite che... Metà torre, metà torre, metà torre abbiamo fatto, raga. Ok. Lui deve ancora giocare la sua win condition che è il GR, eh. La 20 win, ragazzi, sarà il... Dal 10 novembre. Dal 10 novembre ci sarà la 20 win. Qua voglio fare il Prince. Tanto lui l'abilità la farà. Perché voglio testare sto principino. Lo faccio un po' più alto. Gli faccio anche... Perfetto, sapevo che potesse avere la fulmine. Abilità. No, ma qua l'abbiamo cucinato e di fuoco, raga. Qua l'abbiamo spaccato. Niente, avevamo gli arcieri evoluti, ma non faccio nemmeno in tempo a provarli perché questo qua l'ho già spaccato. Non può difendere in nessun modo adesso. L'abilità lì è interessante, eh? Sì, però ha preso comunque torre. Devastato, raga. Comunque, raga. Se gli io vi dico seriamente. Se gli arcieri evoluti non si riescano a giocare spesso, come sta accadendo, potrebbero essere un flop, eh? Cioè, potrebbero essere un flop. Sarebbe figo beccare magari un deck aereo. Ok, prima maestria del principino, ragazzi. Uno dei primi al mondo a sbloccare la prima maestria del principino. Questo non lo so in realtà. Però letteralmente è uscito da mezz'ora. Ragazzi, io faccio 9.000, eh. Cioè, andiamo verso i 9.000. Ho veramente l'impressione che questi arcieri... Non vi dico che da 2 di Saigold dovrebbero passare a 1... Però 2 di Saigold sembra troppo, cioè sembra essere bello pesante. C'è da dire, attenzione ragazzi, c'è da dire una cosa, io li sto giocando in un deck costoso. Se tu li giochi in un deck Saigold, cambia tutto. Cambia anche il mazzo in cui li giochi, ovviamente. Ecco, lui ce l'ha... Erano evoluti. Qualcuno ci ha fatto caso se ci avessero l'Elisir nero sopra, appena l'ha schierati. Intanto siamo contro un... Ok, quale abilità gliela faccio? Cos'è, raga? Un deck cimitero, forse? Eh? Qua possiamo fare le frecce. Ok, buone.
Mi ha difeso con gli scheletrini, quindi proprio difesa chip da parte sua. Oddio mio, regà. Ma ok, non ha fatto in tempo ad attivare l'abilità. In realtà l'ho massacrato, ragazzi. Buona fortuna a lui a difendere adesso. Pensavo che facesse in tempo a difendere ad attivare l'abilità e ho avuto paura. Qua facciamo anche. No, non esiste. Cazzo, costa 3 stabilità. A volte mi dimentico che costa 3. Comunque buono. Cristo! Vai, corri! No, non me l'ha tankata. Va bene, comunque vediamo. La guardiana a livello 15 sotto torre. Minchia, ragazzi, gli ha tolto il principino, eh. Gli ha spadellato via il principino. 300 a volta. A livello 15 fa 300 di danno. Lui ha il cavaliere e anche gli scheletrini, quindi nonostante abbia appena fatto la lapide, nonostante abbia pochi elisir, fare un principe al ponte contro di questo non ha molto senso al momento. Possiamo invece fare degli arcieri. Contro la cime è buonissimo. Eh sì, perché hitta tanto veloce. Contro la cime qua abbiamo arcieri e principino. Siamo abbastanza coperti, direi. Ma raga, ma vi dico, ok, arcieri evoluti. Aveva gli arcieri evoluti, non ci avevo fatto caso. Aveva gli arcieri evoluti lui. Qua, raga, mi sa che ha senso subito fare l'abilità. Assolutamente che mi va su quell'arciere. No, non mi va su quell'arciere perché non ha questo range. Ma quantomeno mi tanca la guardiana, che in realtà è il principino. Ok, arcieri evoluti anche per me. In realtà, tanto se li metto vicini alla truppa non fanno niente di che. Minchia, cioè, nel senso, fanno il lavoro che farebbero gli arcieri normali. Ed è normale che siano ottimi sulla cimitero. Non muoiono dalle frecce e io onestamente approfitterei di questo per tankarli un attimino. Intanto è entrato uno spaccamuro di là. Raga, facciamo il principino al ponte qua proprio belli molesti. Abilità. Spazzate via gli arcieri! Spazzate via gli arcieri! Spazzate via gli arcieri! Spazzato via tutto! Spazzato via tutto! GG. Ti capita una value di questo tipo? Si vede la potenza di sta carta, eh? Pazzo se si vede. Due game alle 8.009. Ok. Secondo me tornerà al Monaco. È possibile, eh? Qua penso che abbia senso giocare subito MK. Avevo solo arcieri. Con gli arcieri significava prendere due se non tre hit. Facciamo subito MK. Che siamo contro 2.6. Che è capace che lo giochino, in questo. Qua, ragazzi, fa un predict sulle frecce per evitare che attivi la centrale. Cosa per niente scontata, ma Pibacci lo può fare. 3.000 like. 3.000 like, ragazzi. 3.000 like. Easy. 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 Qui è molto difficile il timing, raga. Ovviamente non è impossibile come attivazione, ma è tutt'altro che semplice il timing. Spazzalo via. E se l'avessi attivata subito. Cosa che non sono riuscito a fare, se si attiva subito, manco una hitter, eh. Dalla fireball non muore quello, eh. L'ice golem messo così non credo che ti sarà molto d'aiuto, caro mio. Ragazzi, questo si chiappa una guardiana a torre, eh. Vabbè, quello è il principino, l'ho capito, però ci piace lo stesso. Non ha molta roba per il prince adesso, ma soprattutto se gli faccio anche gli spaccamuro di qua nel mentre. Infatti, ragazzi, spaccamuro belli che a torre. E cucinare il 2.6 devo dire che è sempre una bella roba, eh. Ok, Skelly Evo non ci creano problemi. Bel MK qua. E chi ce lo priva? Bello godurioso. Ma onestamente. Onestamente. Non mi privo nemmeno del principino dietro a questa MK. Abilità. Spazzo via quello che mi mette. No, non spazzo via un cazzo, ma quello va bello che a torre. Torna sugli scheletrini. Oh, guardiana, me lo fai fuori sto moschettiere? Qui è stata molto lenta. Non so perché onestamente sia stata così lenta a far fuori quel moschettiere. Non so se ci ha messo uno spirito del ghiaccio possibile. Che gli ha resettato la velocità dei colpi. Ok, stavolta invece sta macinando non poco sulla centrale. Guarda che gli ha fatto mezza centrale, eh. Gli ha fatto mezza centrale. Allora, qui mi sa che lui quitta. Ha quittato GG. Ok, ormai le facciamo le 9.000, ragazzi. Siamo a un game dalle 8 e 9. Non ne stiamo perdendo mezza. E mi sa che le 9.000 le faremo in questo video.
anche in questa partita arcieri top. Oh ragazzi, sarò stronzo io. Secondo me gli arcieri evoluti in questo deck magari non sono scarsi, però provarli in questo deck non è il deck adatto per provarli. Cazzo, inutili, cioè. Ma sapete cosa secondo me anche? Vengono totalmente surclassati dal principino. Cioè il principino sembra proprio essere più protagonista degli arcieri in questo deck. Ok, già che lui abbia mascalzoni, avere il principino ci piace. Potrebbe prendere una bella value l'abilità. Abilità che potremmo già fare tranquillamente, direi. Ok. L'ho fatta un po' troppo presto per pulire anche l'arciere dietro, ma quantomeno me lo sono tankata. Cioè mi sono tankato il principino. Con la guardiana, io resto dell'idea che sia al contrario. Dai che me lo salvo, dai che me la salvo. Buono. Buona situazione questa, ragazzi, eh. Oh. Quella fa torre. Fa torre? Minchia, un arco X. Un arco X, raga. Grazie delle frecce. Ma io quel mascalzone potrei anche prendermelo tranquillamente. Lo difenderò con gli spaccamuro, ma non fa chissà quali danni. Un arco X. Potrei fare, ragazzi, potrei fare adesso un deck cycle con arcieri e guardiana per fare le 9000, per concludere. Questo lo mandiamo indietro perché farà mongolfiera. Perfetto che proviamo anche il principino sulla mongolfiera. Non tankata, eh. Se fosse stata tankata, mica la disintegrava. Anzi, la possiamo andare pure per le 3. Non morire! Non morire! Vabbè. Per la vita che sei. Oh, raga, abbiamo gli arcieri. Va bene. Qua gli faccio abilità, assolutamente, raga. Buono, lui cos'è che ha messo là? Ha messo gli arcieri evo, quindi è inutile farci le fre. Raga, siamo riusciti finalmente a vedere una bella value di arcieri evo. Da parte sua però, non da parte nostra. Però, pur sempre una value di arcieri evo. Qui ottima bandita, raga, eh. Che piazzamento sta bandita. Questo lo mandiamo indietro come abbiamo fatto prima. E ci vediamo gli arcieri evo contro la mongolfiera. Finalmente qualcosa di interessante. È morta in un secondo. È morta in un secondo. È morta in un secondo, raga. Ok, finalmente ci ha fatto vedere qualcosa, sti arcieri. Che cazzo, ho speso 15 euro, eh. Madonna, come ha spazzato il barile barbarico. GG. Tre corone e via. Ultime tre per le 9000, eh. Possiamo fare un deck cycle. Dai, abbiamo provato il nostro MK. Deck che potremmo seriamente utilizzare durante la stagione. Non vi so dire adesso se sarà buono. Però per provare un attimino meglio ci possiamo fare, secondo me, un. Possiamo fare un Mire Cycle. Perché se facciamo un domatore ci sono già troppe win condition. Io per assurdo vorrei che le win condition fossero proprio per assurdo appunto il principino degli arcieri evoluti. Che non sono win condition, però. Quindi mettiamo magari una tronco. Magari degli scheletrini. Magari uno spirito del ghiaccio. Se facciamo un deck Miner Control, la Poison non possiamo non metterla. E togliamo l'MK adesso, il gioco è fatto. Ci mettiamo magari una struttura, un cannone. Direi che come test mi sembra un buon mazzo da testare. 2.5 con Miner Poison, Arcieri Evoluti, Guardiana. Non ci frega di fare queste carte al 15, le possiamo tranquillamente giocare al 14. E andiamo verso le 9000 coppe. E vediamo se con un deck ancora più cycle riusciamo a giocare ancora più volte il principino, ma soprattutto gli arcieri evoluti. Perché il principino ci ha già fatto vedere belle cose fino ad ora. L'avreno uccide il principino. Beh, se ci becchiamo contro il principino al 15, come è già successo una volta, io l'avreno ce l'ho al 14, in questo caso forse no. Ci ridiamo subito gli arcieri. Ok, balza al ponte messi così. Gameplay, ragazzi, di quest'oggi da parte degli avversari, ovviamente discutibile. Sto pur sempre giocando, sì, quasi a 9000 coppe, ma le può fare chiunque. E penso di avervelo fatto capire in questo video. Ah, lui ignora così. Bene. Lui decide di ignorare così. Ragazzi, mi facesse. Questo mi sa che è cimitero, eh. Ok. Oh, l'abbiamo trovato veramente. No way. Ma che gufata. Mi sa che ho fatto una bella difesa, eh. Ok, mi serve però questo per resettarglielo. Sì, ho fatto una buona difesa. Comunque, tantissimi danni, eh. Tanti danni, nonostante tutto, eh. Raga, qua prova a fare sta play, eh. Questo
Proviamo a fare sta play. Minchia, fra poco avremmo avuto anche di nuovo l'abilità, ma non credo che. Oh no! Non gliel'ho tankato in tempo, ma sarebbe stato top. Va bene lo stesso, perché qua possiamo fare gli arcieri evoluti. Ecco, già si vede, quanto l'abbiamo girato più in fretta rispetto a al deck di prima. Devo dire, qua non li difende. Ha intenzione di non difenderli. Metà torre, raga. Gli hanno fatto metà torre. E comunque non li ha difesi proprio bene, ma li ha difesi. Bene. Qua non facciamo assolutamente poison. Proviamo il principino qua. Tronco che non serviva, raga. Tronco che non serviva perché inizialmente il principino stava andando un po' male contro la cimitero. Ma stava andando un po' male perché stava hittando lentamente. Poi, se gli avessi dato un attimino, sarebbero aumentati i suoi danni. E allora avremmo visto la differenza. Qua facciamo abilità e anche tronco. Oh, non ho giocato l'abilità in tempo. Bene, ci piace sta cosa. Bocciatore sciolto. Bocciatore completamente sciolto. No, volevo fare gli arcieri adesso. A questo punto facciamo poison qua. Quelli erano degli scheletrini, ma fa niente. Occhio, è che sta partita comunque non è scontata fino ad ora. Qua potrei prendere la hit. Forse no. La hit l'ho presa invece. Ragazzi, gliela mettiamo così. Facciamo subito l'abilità che lui c'è barbari. E non dimentichiamoci che lui è barbari. Barbari che arrivano dall'altra lane in realtà. Ok. Raga, principino sotto torre, eh? Però la poison non ci basta. La poison non. Mi sa che abbiamo perso qua. Mi sa che qua abbiamo perso perché il principino con l'abilità mi sa che mi devasterà. Qua comunque la poison la devo fare perché lui ha le frecce. Buona difesa. No, ma non credo di riuscire a difendere, ragazzi. Qua abbiamo perso la nostra prima partita. Diciamo che trovare contro frecce non ci ha detto proprio di culo, eh. Bocciatore, barbari, frecce. Ci sta, ci sta. Provo ancora questo deck. 3 partite, ragazzi. E ci prendiamo queste 9.000. Mio, che nome c'ha questo? Icebuilder Lewin. Qua, ragazzi, stiamo provando il principino praticamente contro tutte le win condition. Allora, se gli va corpo a corpo e lo resetta, non gli fa nessun danno, ovviamente. Quindi è una cosa che dobbiamo evitare. Qua potrebbe fare la fulmine lui. Sì, gli ha dato una valle di fulmine clamorosa, cioè. Qui il cannone lo devo mettere molto più a destra. Ok, abbiamo cercato su un altro principino, se non altro. Prenderò un po' di danni, come è giusto che sia, non ho messo un buon cannone. Ragazzi, principino ciclato in 10 secondi. Ok, allora. Qua gli faccio il miner davanti così. E l'abilità. Ok, ha difeso bene lui, eh. Difeso bene, cavaliere d'oro sciolto. Di livello 15 sciolto. Fenice che non sarà da difendere. Cicliamo gli arcieri di qua. Gli arcieri li avevo già messi una volta, quindi i prossimi saranno evoluti. Non hanno fatto le 4.000 medaglie alla fine, ragazzi. Non le hanno fatte. Niente 4.000 medaglie alla fine. Ok. Allora, principino dobbiamo giocarlo alto. E gli giochiamo anche subito l'abilità per proteggerlo. È esatto, ragazzi. Ed è esatto. Ok. Possiamo fare gli arcieri qua, che in teoria mi prendono il gigante elettrico anche da questa distanza. Porca troia! Completamente sciolto. Madonna, ragazzi, eh. Se trovi la situazione buona, questi arcieri sono forti, eh. Se trovi la situazione buona, non mi sembrano assolutamente scarsi. Ok, sempre così. Bene. Va protetto, per questo gli faccio subito l'abilità. Qua possiamo far così. Qua dobbiamo far poison difensiva.
in teoria qua trovo un cosiamo a posto. Non riusciamo a far danni sta partita, eh. Non riusciamo a far danni sta partita. Qua Miner su Bomber. Prossima volta che mi gioca il gigante elettrico, la guardiana potrei provarla addirittura in attacco, eh. Sì. Secondo me ha assolutamente senso sta cosa. Secondo me ha assolutamente senso sta cosa. E ragazzi, buono. Su quello possiamo provare gli arcieri. Siccome lui farà una tornado, facciamo subito lo spirito del ghiaccio. No, ragazzi, clamorosi, eh. Non capisco perché lui non abbia fatto tornado, ma clamorosi. Tronco. Sì, ragazzi, ho sottovalutato la guardiana offensiva. È a torre, eh? È a torre. Spirito di ghiaccio che frizza la fenice. Permette alla guardiana di hittare ulteriormente. E se noi qua possiamo andare con Magnar Poison. Per vincere questo game a questo punto, eh. Qua cannone. Guardia, Principino. Altro Magnar che lui proverà la fulmine sul cannone. Principino, raga, messo perfetto. Se non gli fa la tornado, quel Principino, esatto. Comunque, anche così, raga. Spirito del ghiaccio, poi sono a torre, GG. Oh, io non scherzo. Cioè, un mazzo del genere, secondo me, potrebbe funzionare veramente, eh? Un mazzo del genere, secondo me, potrebbe veramente essere meta. Ragazzi, partita per le 9.000. 20 medaglie a 9.000, quindi con questa partita faremo le 9.000. E abbiamo provato subito gli arcieri evoluti e il principino a livello 15. Kaido. Ovviamente, ragazzi, poi il live passate su Twitch e su Instagram, che vi faccio sapere quando sarà la prossima live, dove inizieremo a scalare le leghe subito, anche a inizio season. E niente, in descrizione trovate i miei altri canali. Gli altri canali. Ok, perfetto. Livello 15 principino anche per lui. Bene. Io forse farei poison qua e abilità. Non so se fa anche lui l'abilità. Puttana, che buona abilità, eh. Ok, lui non l'ha fatta, mi sa che ha fatto un grosso errore. Quella guardiana ha fatto in tempo a fare dei danni più che discreti, mi sento di dire. Reclute evolute? Ebbene, reclute evolute principino, vi dico che non mi sembra una cattiva idea del bro, eh. Non mi sembra una brutta idea questa che ci ha avuto. Principino non male, assolutamente. Ci sono delle situazioni in cui è veramente ottimo. E ripeto, forse non forte quanto ha fatto credere la gente. Però se è per questo si pensava che anche i Bats quando l'abbiamo visti fossero forti, ci siamo ovviamente sbagliati. Ok, beh, vediamo qua in teoria se siamo riusciti a fare una buona difesa. Sì, non mi resta che mettere degli arcieri per la guardiana. E in teoria la difesa... Mi ha messo una buona tronco qui, eh. Vabbè, in teoria non fa troppi danni quella. Sono danni. Non troppi, ma sono danni. Non troppi, ma sono danni. Remieli ha vinto la season. Allora. Ok, io direi un miner là. Predictato, quindi facciamo poison. Che quell'estrattore dobbiamo toglierlo. Lui ha le reclute, le prossime reclute saranno evolute. Noi abbiamo gli arcieri evoluti in cycle, che saranno interessanti da provare. Osho, eh? Diciamo che sta facendo delle abilità più buone lui rispetto a noi, possiamo tranquillamente dirlo. E qua mi fa un sacco di danni. No, un sacco di danni no. Però è in vantaggio. Allora, buona poison là. Ci possiamo prendere una buona valle di poison. Lui magari fa le reclute, quindi abilità potrebbe essere ottima qua. Buona, sì, decisamente sì. Ok, immaginavo che facesse sti maiali. Cannone, tronco. Raga, lui sta giocando in continuazione il principino in attacco e sta facendo bene. Che devo dire? Ok, comunque buona difesa. Partita per le 9.000, eh. Allora. Principino. Ha fatto l'estrattore lui adesso. Va bene.
Maiali, perfetto. Non riesce a fare subito Fireball, eh? Quegli arcieri potrebbero cucinare non poco. Fireball adesso. Devo far tronco. Ma purtroppo gli ho messo una bella Fireball a lui. Raga, principino al ponte. Magnir. Osho qua, eh? Che non riesce con le reclute. Osho qua, eh? Quello va a torre? Osho? Sì? GG, raga. Principino al ponte nel momento perfetto. Torre. Nel momento in cui non è riuscito a fare reclute, e abbiamo fatto torre più 20, perché oltre le 9000 non possiamo andare. E allora, game over. Perfetto, possiamo non toccare mai più questa ladder. No, in realtà sarà utile se vogliamo provare qualcosa così per sfizio. Qua devo dire che per provare subito il principino al 15 e gli arcieri evoluti è sicuramente stata più utile delle partite in Lega 1, onestamente. Poi saremmo magari arrivati in Lega 6 subito col moltiplicatore, però. Fatemi quindi sapere che cosa ve ne è parso in questo gameplay da una mezz'oretta. Degli arcieri evoluti non abbiamo visto molto, però secondo me devo ammettere che non ho messo proprio in mostra il loro potenziale a pieno. Però già quando ho messo questo mazzo 2.5 cycle si sono sicuramente fatti vedere di più. Il principino invece l'abbiamo testato molto bene. Non ho ancora capito esattamente le migliori situazioni in cui giocarlo. Però alla fine, ad esempio, ho messo veramente un bel principino al ponte. Nel momento perfetto. Quindi anche al ponte. E anche contro quella partita contro gli Giant. Ho capito che sì, non era male contro gli Giant. Ma era meglio farlo al ponte quando metteva gli Giant al fondo. Quindi niente, fatemi sapere anche voi se lo proverete, visto che è gratuito. Avete visto a inizio video come riscattarlo. Noi ci vediamo sicuramente nei prossimi giorni con un nuovo video. Molto probabilmente di nuovo con il principino. E niente, ragazzi. Bella iscrizione al canale e a presto. Ciao!